Buonasera, Buonasera. buonasera da UNITS ENLET Spring 2021, secondo appuntamento della rassegna. La scorsa settimana abbiamo presentato i libri di Mattioni, le ultime uscite di Mattioni. Oggi abbiamo un altro libro appena uscito che insomma sta andando molto bene e quindi appunto mi è piacere di presentarlo. Beh, non ripeto tutto quanto il calendario perché poi insomma, giustamente non serve, ricordo solamente quello che sarà il prossimo appuntamento in cui presenteremo il libro di Gianni Cimador, la guida letteraria di Gianni Cimador, La Trieste di carta. E invece adesso allora partiamo, io direi, con la puntata odierna e quindi mandiamo la nostra meravigliosa sigla. Sigla. Eccoci qua. Allora, Sergio, vuoi introdurre tu i nostri ospiti, in realtà sono due. Mi passi la parola, grazie Riccardo. Allora, buonasera, siamo qui. Abbiamo una specie di evento speciale, direi oggi, perché parliamo di un libro che è uscito nel febbraio del 2021, quindi da pochissimo, di cui si è già parlato anche in eventi online legati a Trieste, e che è appunto la, si vede? La città celeste di, ups, Diego Marani, che è un originalissimo sguardo su Trieste, sulla sua cultura, sulle sue bellezze e sulle sue brutture, oserei dire, perché è un libro che allo stesso tempo è molto affezionato e molto critico nei confronti di questo mondo, di questo territorio, che è scritto con uno stile, con una lingua di cui poi avremo appunto, spero, la possibilità di parlare con l'autore. E in effetti oggi appunto abbiamo il grande piacere e l'onore di avere con noi proprio Diego Marani, che ringrazio particolarmente di aver trovato modo di essere con noi questa sera, perché in questi giorni è particolarmente impegnato, lo possiamo dire, appena iniziato un incarico importante come direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Abbiamo con noi anche Stefano Ondelli, che insegna linguistica italiana alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, della Traduzione e dell'Interpretazione, perché in realtà tutti noi tre che siamo qui presenti questa sera condividiamo con Diego Marani una cosa, che è il fatto di aver studiato all'Università di Trieste. E questo è un dettaglio non da poco per questo libro, per la sua genesi e per quello che contiene. È una storia di quello che è significato in anni particolari essere uno studente dell'Università di Trieste, in particolare di quella facoltà che ha una sua originalità, una sua personalità, una sua identità, che è appunto quella che continuiamo a chiamare scuola di lingue. E il libro ha già avuto, come dicevi tu prima, Riccardo, un notevole riscontro, successo, e ha ragione, perché è un libro che contiene tante cose. Io adesso ho pensato di fare un elenco di tutte le cose che questo libro suggerisce, che questo libro rimanda, e poi magari prenderle come punti, una sorta di, così, di memo, rispetto al quale poi spero di poter parlare con Diego Marani. Prima di tutto però devo dire qualcosa di Diego Marani che non ha bisogno di presentazioni decisamente, ma ricordo semplicemente tra le tante cose che lui ci tiene, immagino a dirlo, poi è nato a Ferrara, questo si trova anche nelle quarte di copertina dei suoi libri e come dicevo appunto attualmente è impegnato in questo incarico importante di direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, ma ha lavorato a lungo nell'ambito della diplomazia culturale e è autore di molti testi, a partire dalla nuova grammatica finlandese del 2000, c'è una lunga bibliografia a Trieste con Svevo, di cui probabilmente poi il coordinatore del Museo Sveviano avrà piacere di dirci qualcosa, che è un libro del 2003, L'interprete del 2004, Il compagno di scuola 2005, Come ho imparato le lingue, sempre del 2005.
Alcuni libri dedicati alla sua origine ferrarese, in particolare Tresigallese, di cui poi ci parla, come l'enciclopedia Tresigallese, Tresigallo dove il marmo è zucchero e così via, e più recentemente per la nave di Teseo, Vita di Nullo del 2017 e Il ritorno di San Giorgio del 2019. Tra le tante cose che non possiamo non ricordare di Diego Marani è il fatto che è effettivamente l'inventore di una lingua. L'ho sentito recentemente anche recitare passi della Divina Commedia in occasione del Dante D in questa lingua che lui ha denominato Europanto, di cui spero che poi potremo sentire anche una performance. Dunque, dicevo, due parole su questo testo, in forma di punti e in forma di elenco. C'è sicuramente Trieste. Trieste è la prima immagine che si apre davanti agli occhi di chi apre queste pagine. L'arrivo a Trieste, l'arrivo con il treno, il dispiegarsi della bellezza della città, che è un topos letterario che si ritrova in tanti testi che parlano di Trieste, e dall'altra parte la provincia ferrarese, il luogo di origine dell'autore, che costruisce quasi una sorta di contraltare a mio modo di vedere. E da una parte poi la giovinezza del personaggio, dell'autore che racconta questa storia, del narratore anzi, no? Che la giovinezza dell'autore all'epoca in cui vengono raccontati i fatti, e poi la vecchiaia che intride di sé queste pagine. Allo stesso tempo il rapporto padre-figlio, che è un altro grandissimo tema di questo libro. E il confronto appunto tra il passato e il futuro è molto intriso dell'immaginazione, delle aspettative, delle attese per il futuro, come è giusto che sia per una persona che sta studiando, che sta progettando il suo domani. L'amore è un'altra questione molto importante, e la letteratura io credo che sia anche molto molto centrale. Ho pensato, e poi spero di poterne parlare, veramente ad ogni pagina, che allo stesso tempo fosse una questione di racconto della propria vita, delle proprie esperienze, e anche una sorta di mimetismo letterario di tante suggestioni che Trieste necessariamente porta con sé. Ricordo che all'inizio c'è proprio una citazione sabbiana, che però viene dopo una dedica di cui anche parleremo. E dunque la scrittura mi sembra che sia anche un altro grande tema del libro, la scrittura altrui che diventa letteratura, che diventa topos da una parte, e l'esercizio, l'allenamento, la preparazione, la voglia di scrivere, di provarsi in questo, e la consapevolezza anche della propria capacità di maneggiare questo mezzo, che in fin dei conti non è solo la scrittura, ma arrivo poi alla grande parola chiave che avete visto e presente in tutti i titoli di riflessione di Diego Marani, che è quello della lingua, le lingue, la pluralità delle lingue che intridono veramente ognuno degli altri aspetti che ho cercato di descrivere. Naturalmente cerco di non dire troppo, non è un libro che si legge per scoprire la suspense di come va a finire, ma è un libro che si legge veramente per gustare queste riflessioni, per entrare dentro il personaggio e i personaggi. È anche un grande libro collettivo, un affresco di una generazione, di una città, di un momento storico, ma anche di una sensazione complessiva che lascia. Una cosa che questo libro davvero lascia a chi lo legge è un'atmosfera, un gusto, un sapore. Non è da tutti riuscire a trasmettere tutto questo. Queste, ecco, sono le impressioni di una lettrice, ma adesso è il momento di confrontarci con l'autore, che appunto è qui con noi. Grazie mille, Diego Marani. Grazie a voi. Volevo sentire da lui appunto che cosa, da dove è nato. Insomma, da noi anche questo libro si capisce benissimo, ma che cos'altro ancora possiamo... Ad ascoltarti quasi non ho più niente da dire, perché hai veramente detto tutto quello che c'è in queste pagine. Posso però cominciare dalla genesi, perché la genesi di questo libro, l'idea e la capacità di scriverlo è un elemento importante. Io questa storia dei miei anni triestini ce l'ho in mente da tanto tempo. Sono stati fondanti per me, e il libro lo dimostra. Però era difficile raccontarli e non trovavo mai la chiave giusta. Soprattutto avevo il timore della goliardia, cioè di scrivere qualcosa che avrebbe fatto ridere i miei amici, ma che non sarebbe stato un messaggio universale, non sarebbe stato capace di comunicare
Quello che invece mi premeva condividere con ogni lettore. Ecco, tristemente, o comunque così vanno le cose della vita, la stura alla mia capacità di scrivere questa storia è venuta da un evento luttuoso, dalla scomparsa di mio padre. Quando papà è morto, mi sono sentito libero di tirarlo in ballo, ecco, di raccontare in questo libro l'origine del mio arrivo a Trieste, le ragioni che mi hanno spinto via da Ferrara, che avevano molto a che fare con lui. Papà, come ogni papà, era un dominatore, il mio forse di più, aveva per me idee molto chiare e io da ferrarese avevo un percorso già segnato. Un ferrarese va a fare l'università a Bologna, qualche eccentrico va a Padova, nessuno va a Trieste. Ma io avevo la scusa, avevo questo esame di ammissione superato alla scuola per interpreti che mi dava una patente di nobiltà universitaria, allora inesistente, nessuna facoltà chiedeva un esame d'ammissione. Quindi fu questo che mi permise di venire a Trieste. E Trieste era davvero la fine del mondo allora. Mi ricordo che ancora 2 chilometri di ferrovia e non era più possibile fare l'abbonamento per venirci, e quindi anche il viaggio sarebbe costato molto di più. Ecco, questo distacco dal padre e da quello che lui aveva previsto per me, cioè o la facoltà di legge o quella di agraria, è stato l'inizio così della mia indipendenza e della mia storia personale. A Trieste ho scoperto tutto quello che dalla mia città non era visibile. Ferrara è una città ricca, è una città elegante, nobile di storia, di letteratura e di cultura, ma è una delle tante città italiane, è una delle tante città padane dove in quegli anni e anche in questi non succede granché. L'Italia lì è consolidata, è tutta uguale, è lontana dai confini, non c'è confine a Ferrara. Ecco, a Trieste scoprivo una varietà, una diversità, una altra italianità che per me era inaudita. Scoprivo il groviglio di una frontiera politica, linguistica, geografica e culturale. E quindi per me era entusiasmante, era veramente scoprire un altro paese. Ed è per questo che mi sono subito sentito attratto da ogni cosa che scoprivo a Trieste, anche dalle sue contraddizioni, anche dai suoi contrasti, dalle sue anche cattiverie. E lo racconto nel libro, questa particolarità dell'anziano triestino. Poi l'ho scoperto che anche lì c'era una ragione di questa vitalità dell'anziano che vi è tipica. Una cosa che non avevo mai visto dalle mie parti erano le donne al bar. A Trieste c'erano e giocavano a carte, ma questo veniva dalla vostra storia, dal fatto che facevate parte di un impero dove la liberalità dei costumi e l'apertura e la diversità dei comportamenti era molto più forte che nella tradizionale Italia, soprattutto la bassa padana, che non dimentichiamo era una società agraria. Ecco, qui ho cominciato a raccontare questa storia e è vero che è un memoriale, ma è anche vero che questo è un romanzo e che quindi quello che ho costruito, quello che ho scritto è una costruzione. Cioè io ho individuato eventi, storie della mia vita personale a Trieste e li ho messi insieme perché venisse fuori una narrazione che non fosse appunto una storia privata da condividere con i miei compagni di università, ma un'avventura, un romanzo che tutti potessero capire. Quindi c'è anche la finzione, c'è anche l'invenzione, c'è, come è meglio dire, la dilatazione di certi eventi raccontati in un modo romanzesco. Quindi resta, è vero, un romanzo profondamente autobiografico, ma con quel pizzico di invenzione che serve per tenere insieme una storia e per avere una trama. No, direi che questo si percepisce molto bene, cioè uno dei punti di forza proprio del libro, questa capacità di passare dal personale, molto personale, come dicevi tu, autobiografico, che è molto intenso. Questo si sente nel libro, c'è un'intensità che deriva da qualcosa che ti ha toccato profondamente, che ti ha spinto a scrivere, e dall'altro lato questa possibilità di aprire
non solo appunto a una esaltazione del proprio io, dei propri ricordi, che poi naturalmente lascia sempre il tempo che trova, ma di parlare, no? Per questo dicevo prima, è un romanzo collettivo perché più di una persona ci si può riconoscere, non solo per quanto riguarda gli anni di cui tu parli, ma anche appunto anni precedenti, non lo so, ma successivi sicuramente. Del resto anche la lista che facevo prima, mentre la facevo dei tuoi libri, delle cose che hai scritto fino ad adesso, mi faceva proprio pensare che è come se questo libro si fosse preparato un po' continuamente nei testi precedenti, no? In ognuno dei testi precedenti c'è un pezzetto che poi è andato a comporre questo tuo confronto con Trieste. E ho visto, è stata molto citata la pagina iniziale, che è molto bella, che forse poi potremo anche leggere. Questo arrivai a Trieste la prima volta una luminosa mattina d'ottobre, che appunto inizia con questa luce, con questo treno che sbuca improvvisamente al di fuori della nebbia, e poi questa frase che è stata molto citata. Il libro è anche ricco, secondo me, di aforismi, di citazioni che diventeranno celebri, secondo me, che verranno prese e riprese, perché sono veramente i casti che riescono a inquadrare questa città quando dice: non pensavo che si potesse piangere per una città, ma allora non sapevo che le città sono donne e che anche di loro ci si può innamorare e non dimenticarle mai. È stata già molto citata questa frase, però ecco, subito dopo arriva questa descrizione impietosa, giustamente crudele, di Trieste, dove le parole che emergono proprio sulla pagina è la scontrosità, risentimento, riscatto, vendetta, i vecchi rancorosi, musoni e dispettosi, che appunto fa il paio con questo tuo evidente amore poi per la città, che allo stesso tempo non ti ha impedito di vedere anche quello che in qualche modo queste frizioni che questa città porta con sé. Perché poi mi colpisce moltissimo che il tono anche dell'autoironia è molto, molto ben sapientemente calibrato. Tutto sommato, senza fare spoiler che ormai sono diventati un peccato mortale, però questa cosa ritorna, poi questo cerchio in qualche modo si chiude, perché il libro, l'ultima pagina riprende proprio questo, però riportato un po' a te stesso. Io avrei mille domande, perché l'altra cosa, naturalmente, ma magari poi ne parleremo con Stefano e con Riccardo, è che è anche un romanzo a chiave, no? C'è tutta una possibilità di riferimenti, ma lo lasciamo alla fine. Volendo, si può leggere anche come un romanzo a chiave, ma anche come un romanzo a chiave di citazioni letterarie. La domanda d'obbligo che deve fare la critica letteraria è appunto, a parte i vari Sabas apertamente citati, Svevo, ma anche Tomizza, qua e là, altri autori, 48 Gambini, così, e quali sono state così le tue letture, i tuoi punti di riferimento, quanto hai voluto riscrivere una letteratura che è ingombrante e quanto hai voluto dimenticarla e disfartene per quanto riguarda la cultura triestina. Ma io purtroppo non ho letture di riferimento perché sono per certi versi un superficialone. Leggo di tutto e non mi accontento mai. Sono difficilissimo nello scegliere un libro. Spesso lo scelgo accuratamente quando lo abbandono e mi sento in colpa per questo. Mi compro scalette intere di letture accuratamente preparate, perché voglio affrontare un argomento o un'area geografica, comincio a leggerle e dentro ci trovo lo spunto per altre letture ancora, quindi mi compro un altro scaffale ancora. E devo dire che questo romanzo è anche stato ispirato da una lettura mia recente dell'inizio della precedente chiusura, in febbraio 2020, La città nello specchio di Kovács. Kovács, che parla di Dubrovnik, ma la racconta in questo modo di ricordo, di memoria. Lì c'è l'infanzia, non c'è l'età adulta. E c'è una cosa di quel libro che mi ha colpito, perché vale anche per me. L'autore fugge dal suo paesino d'origine e non ci torna più. Perché i suoi compaesani non sono stati contenti di quello che lui ha scritto di loro e quindi lo guardano male, lo detestano un po'.
gli rinfacciano di essere diventato famoso con le loro storie. Ecco, questo io un po' lo sento per il mio paesino padano, Tresigallo, che ho narrato in tanti romanzi, ma da cui sento mi sono allontanato, come dire, con sollievo, ho dovuto separarmi da lui. Mentre non è così con Trieste. Io con Trieste continuo a cercare un modo. Io continuo a volerla come fidanzata, come racconto nel libro con le due ragazze. Continuo a pensare, ad essere certo, che io e lei in un modo o nell'altro dobbiamo stare insieme. E questo libro è un altro tentativo di essere ammesso, di essere accettato nella triestinità. Non posso essere considerato triestino perché non ho i geni, non ho il miscuglio culturale, linguistico e genetico per pretendere a un posto simile. Però un'adozione mi farebbe tanto piacere. Ecco, è questa che sto ancora cercando. Direi che è assolutamente importante. Un'adozione a distanza. Appunto questo stiamo cercando di fare, proprio mappare una serie di testi che ci parlino in maniera non scontata di Trieste, della sua cultura. Il fatto che tu sia qui oggi con noi è veramente un modo per dirti che ne fai pienamente parte. Tra l'altro poi appunto leggendo alcune pagine, il tuo rapporto col padre, perlomeno il modo in cui viene descritto, ci ha fatto sicuramente pensare a pagine sveviane, ma anche questo oscillare tra le due ragazze, mi permetto di dirlo perché l'hai evocato anche tu, sembra veramente uno zeno che passa da una sorella all'altra. Io veramente ho sentito un tocco, un gusto, un ritmo sveviano in quelle pagine che mi ha colpito più di altre. Ma poi ti dico, ognuna fa il suo lavoro, e io non resisto ogni volta che leggo un libro a pensare, per esempio, che Diego Marani che scappa dal paesino in provincia di Ferrara è un po' un Goethe che scappa in Italia, oppure i libri che vengono bruciati sono un po' i libri di Don Chisciotte, oppure che vengono bruciati per salvare Don Chisciotte dai suoi amici, cioè non vengono bruciati nel tuo caso, ma vengono censurati, no? C'è tutto un discorso importante e molto serio, tra l'altro, che io adesso non sto rimandando nella maniera adeguata. Però ecco, restiamo su questo sguivo che dobbiamo affrontare. Io su questo passerei la parola al coordinatore del Museo Sveviano che ti interrogherà. Dunque, grazie. Sì, io in realtà ho qui un'opera precedente di Diego Marani, che è forse l'antecedente immediato, non lo so, di questo La città celeste, perché anche qui abbiamo la presenza assolutamente di Trieste, anzi è una guida letteraria sentimentale a Trieste. Gli autori che in qualche maniera Sergia intravede in filigrana nel romanzo di cui ci stiamo occupando oggi, qui sono molto esplicitamente citati, anzi inseguiti, così come sono inseguiti i personaggi attraverso le vie di Trieste, attraverso i luoghi più rappresentativi. Naturalmente i libri sono molto differenti, ma hanno degli evidenti punti di contatto, insomma, per il lettore. Ci sono alcune descrizioni, no? La descrizione del primo appartamento in cui appunto Diego Marani si sistema nel suo periodo triestino, con questa coppia di anziani istriani, proprietari dell'appartamento che affittano le camere, e gli altri inquilini, eccetera, quella è perfettamente riconoscibile, si ritrova in qualche maniera, e quindi qui in qualche maniera è in nuce. E un'altra cosa che mi rende questo libro particolarmente caro, naturalmente, è anche la descrizione del Museo Sveviano, che noi vediamo qui molto diverso, un po' diverso da quello che è adesso, nella sua prima manifestazione nella sede di Piazza Ortis. La descrizione è gustosissima, non posso non leggerne qualche riga. Dice: il Museo Italo-Svevo è una vetrina di triestinità. Dice, entrando si ha l'impressione di piombare nella camera da letto di una zia malata o nello studio di un vecchio notaio rimbambito che ci prende per parenti lontani venuti in visita dopo tanto tempo.
Così ci accoglie la curatrice del museo, questo, la mia collega Irene Battino, che adesso non lavora più al museo, ma insomma è assolutamente, la descrizione è assolutamente impossibile da rendere riconoscibilissima. Ci spinge verso un altarino di raso rosso zeppo di fotografie. Dopo una sbrigativa spiegazione, davanti alle nostre esitazioni si spazientisce. Come si fa a non sapere chi è Letizia e quando è morta? Ci pianta in asso andando ad accogliere visitatori che spera più preparati, ma in un ultimo slancio didattico ci indica un mobile che sembra un confessionale. Quello era il suo armadio. E poi naturalmente poi c'è questa vicenda del CD-ROM, questo totem di modernità che in qualche maniera viene offerto e che in qualche maniera permette anche ai visitatori di dire loro. Allora io la domanda, perché poi ci vuole una domanda insomma da qualche parte, è questa, insomma, il rapporto fra i due libri, no? Come in realtà questo primo viaggio letterario in Trieste poi germina e in qualche maniera evolve e arriva al libro di oggi. Beh, inutile dire che io Svevo lo adoro, ho letto tantissimo, non tutto ma quasi, e soprattutto l'ho riletto. E quando arrivai a Trieste, io La coscienza di Zeno l'avevo già letta, l'avevo appena finito, era un libro di quelli che dovevo preparare per la maturità. Ma come lo avevo letto senza conoscere la città, non mi serviva niente per capire la città. Quindi dovetti rileggerlo, e rileggendolo a Trieste scoprì Svevo e Trieste, e subito lessi gli altri, Senilità e Una vita, e devo dire che Senilità resta un mio monumento, del resto nel libro lo si vede, lo si sente, e a Trieste con Svevo è stato forse un primo tentativo di scrivere della città, ma in punta di piedi, quasi non osavo permettermi di parlare di Trieste, di raccontare di Trieste, e l'ho fatto in un modo indiretto attraverso Svevo, ma neanche da vera critica letteraria, perché io non sono un critico letterario. In questo libro racconto un'esplorazione, una passeggiata con Svevo e con i suoi personaggi. Un'altra cosa che poi nel libro A Trieste con Svevo traspare, che mi ha sempre colpito di Svevo e che non ho mai capito bene, è che con i suoi romanzi lui non ce la raccontava giusta di chi era davvero e della vita che faceva. Insomma, a me è sembrato di incontrarlo in Piazza della Borsa, al Tergesteo, e quando in ore di ufficio lui andava da qualche altra parte, ed era lui, non erano i suoi personaggi. Ecco, questa ombra, questo dubbio, questa così duplicità, intanto la racconto, la descrivo in Trieste con Svevo, e poi me la sono ritrovata addosso io nella vicenda che racconto nel mio romanzo. C'è qualcosa di magnetico per me in questo scrittore, e anche nella sua lingua, nel suo modo di scrivere, da tanti considerata legnosa, non puramente italiana, è per me invece così comunicativa e così efficace, proprio perché è diversa, proprio perché, e qui parliamo di lingua, un altro italiano, sempre italiano, ma diverso, ecco. Prova che si può scrivere in italiano in tanti modi diversi. C'è un altro riferimento che io voglio leggere come riferimento sveviano, ironico, molto ironico, oltre a quelli che abbiamo già ricordato. A un certo punto c'è questo episodio di voi, amici, che andate più volte nella ex Jugoslavia di allora a fare la benzina, e poi vi accorgete una volta che la benzina è scesa, perché ne avete fatta troppa, avete caricato troppo il serbatoio che si è rotto, e c'è questa immaginazione dove io immaginai la lunga miccia di benzina stesa fra casa nostra e il distributore dell'Istra Benz, e fantasticai che con un fiammifero buttato lì avremmo potuto far saltare per aria la frontiera di Fernetti, il capannone del mercato, il distributore dell'Istra Benz, e scatenare una salvifica guerra che avrebbe tolto Trieste da quell'insopportabile bilico e noi da quella giovinezza inconcludente che, anziché asciugarsi e portarci a sicurezza età adulta, ci faceva credere di essere immortali. Questa distopia finale che sembra un'esplosione quasi sveviana. E a proposito poi invece di Svevo e delle lingue, c'è un altro appunto
un'altra citazione che volevo fare, che mi sembra sulla linea di quegli aforismi veramente che riescono con una sintesi a dire tante cose che ci sono in questo libro, che riguarda invece le lingue, che io da ex studentessa di lingue condivido profondamente. Chi studia lingue in fin dei conti è perché non è contento di quella che parla e cerca attraverso un'altra di sfuggire al proprio destino. Credo che sia veramente una delle migliori descrizioni, non mi ero mai resa conto, l'ho letto qui, ho pensato è esattamente così. Ma su questo io lascerei la parola a Stefano Ondelli, che eccolo qua, Stefano. Eccolo, Stefano. Sì, io l'ho ascoltato con grande piacere fino adesso. Ovviamente immagino di essere qui in parte perché, pur collega di Sergio, amico di Ricky, ho diverse cose in comune con l'autore. Sono foresto anche io, vengo da ben sotto il Po e mi sono spostato a Trieste anch'io per andare il più lontano possibile dalla famiglia. Io sono arrivato a Trieste nell'89, l'anno in cui aprivano la facoltà gemella a Forlì. Io ero di quelle parti, ma non voglio saperne niente proprio di riavvicinarmi a casa, naturalmente. E immagino che io sia qui, insomma, per cercare di recuperare un po' questo aspetto di studiare a quella che i triestini chiamano scuola di lingue, ma noi foresti chiamiamo scuola interpreti sempre. Però ho ascoltato diverse cose. Allora voglio lasciare a Diego Marani la scelta. Vogliamo parlare della scuola interprete o vogliamo parlare di quanto tempo è passato e di quanto sono cambiate le cose e di se Trieste effettivamente è ancora quella che riusciamo a recuperare dal libro La città celeste? Quale delle due? Mi va bene tutto. Cominciamo dalla scuola interpreti e esploriamo quanto è cambiata, perché so che è cambiata scuola e città. Secondo me nel romanzo la scuola interpreti è molto sullo sfondo, nel senso che questa è un'occasione, io ne approfitto dell'occasione per sapere se la citazione è apocrifa oppure no, perché tempo fa qualcuno mi ha detto, come ebbe a dire Diego Marani, la scuola interpreti non prepara interpreti, prepara Marines. È vero o non è vero? L'ho scritto in così, ho imparato le lingue. Ecco, sì, una cosa che era vera, e lo sto ricordando qui a Parigi, perché io arrivai qui a Parigi per la prima volta quando venni in interscambio nel 1980 per un anno accademico. E appunto mi accorsi che la scuola mi chiedeva un livello di francese, di conoscenza di francese, che non dava, che bisognava o avere già o guadagnarselo, conquistarselo. E io venni qui appunto per quello, per imparare. E quindi per certi versi era vero che era una scuola per Marines, perché non si veniva tanto per imparare le lingue. Quelle in un modo o nell'altro bisognava già saperle o comunque averne una buona conoscenza. Io ne avevo una buona conoscenza grammaticale perché avevo fatto il liceo classico e quindi a grammatica non mi batteva nessuno, ma nel parlato ero messo malissimo rispetto ai miei amici che avevano fatto licei linguistici o che avevano studiato all'estero. Quindi ecco, questo elemento fu per me significativo, ma anche, come dire, importante e utile per me stesso, perché imparai ad accettare il fatto che certe cose dovevo farmele da me, che dovevo sbrigarmela io con certe competenze che non mi potevano venire dalla scuola. La scuola mi fissava degli standard, dei livelli da raggiungere. Per certe cose forniva lei l'esercitazione, le competenze e gli elementi di studio, la tecnica della simultanea e della consecutiva. Per altre dovevo arrivarci io, dovevo portare io la materia prima da lavorare. Ecco, questo ha avuto un effetto di grande maturazione in me, di capacità di prendermi le mie responsabilità. Del resto è così che deve funzionare l'università. Ecco. Quindi, insomma, nella difficoltà e anche nella sfida di questa situazione, ancora una volta io ho imparato e sono cresciuto con questo insegnamento. Oggi so che la scuola interpreti è cambiata, è diversissima, e per certi versi la invidio perché la rifarei come è oggi, anche se appunto forse sono cambiate troppe cose e
assieme anche al panorama professionale per un interprete, e questo non bisogna negarselo, ma anche considerare che nuove prospettive professionali si aprono oggi per chi studia le lingue in questo modo e acquisisce competenze diverse, non solo linguistiche, che oggi la scuola offre e che ai miei tempi cominciava ad offrire, ma erano gli inizi. Questo per restare sul serio e sullo scientifico. Poi è vero, nella scuola parlo poco perché la scuola rimane nello sfondo e viene un po' data per scontata, ma anche perché la scuola è lo sfondo, è il contesto, è il quadro generale che mi serviva per situare i personaggi. E in ogni caso, la scuola per me ha avuto la valenza di farmi incontrare a Trieste tante persone che come me non erano triestine, eravamo tutti foresti e quindi avevano le stesse esigenze. Ed è in questo modo che si sono fondate le amicizie di cui racconto nel romanzo e che sono vive ancora oggi. Perché eravamo tutti non triestini, eravamo tutti profughi, fuggiaschi, meglio dire, ecco. E questo ci ha legati. Ho perso il filo, anzi, ho detto quello che volevo io, ma sono pronto a correggere il tiro. Trieste, come è Ah, beh, allora, Trieste adesso è un salotto. La strada dove abitavo io, che era una strada da Sarajevo in tempo di guerra, buia, nera, sporca, quasi disabitata, con negozi assurdi che erano per metà giornata chiusi. Con la SIP dove migravano ogni sera tutti i militari del Carso per telefonare, oggi è tutta ripulita nel suo centro, è diventata luogo di aperitivi, sì, in tempi non pandemici, uno dietro l'altro, locali eleganti e divertenti e giovani. Nel mio tempo l'unico locale in zona era da Marino, chiamato l'Austriaco allora, che era un bugigattolo dove non ci si stava. Io mi ricordo che si entrava e si usciva perché non si riusciva a stare neanche in piedi. Quindi oggi Trieste ha guadagnato, ha solo la Piazza Unità come è oggi, è fantastica. Ai miei tempi era un lastrone asfaltato, io ci pattinavo di asfalto, era un parcheggio, insomma. Oggi con questa bellissima illuminazione, con questa spettacolarità. Ho scoperto che tanta gente che conoscevo ha scoperto Trieste in questi anni e mi dicono: "Ah, ma tu che ci hai studiato, ma che bella città che avevi scelto." Eh sì, allora ero un pioniere, allora nessuno la considerava, era fuori dal mondo. Oggi in fondo ha riconquistato una sua centralità che è la centralità del luogo dove si trova. Si dice sempre Trieste è lontana da tutto. È lontana da certe cose e vicina ad altre. Oggi è vicina al suo mondo, che è questo, nella frontiera con la Slovenia e con la Croazia, di questa Alpe Adria che nei tempi si celebrava tanto ma che non andava avanti. Certo, è lontana da Roma, ma è anche normale che sia lontana da Roma, perché è un altro posto, è un altro luogo, è un'altra area geografica. No, E oggi io trovo più vicina a se stessa. senz'altro, senz'altro, dico senz'altro ha guadagnato tante cose, anche perdendo la memoria di quegli anni di cui tu parli. E questo è importante, un libro come il tuo, perché rimanda una suggestione che, come dicevo prima, è molto intensa, è molto intensa, è questo senso di affetto e di repulsione in qualche modo, anche perché necessariamente poi le città, i luoghi provocano una sorta di doppio legame. Poi tu dici delle cose molto belle sulle città, sulle case anche, non è solo una questione di città, è anche una questione degli ambienti chiusi proprio, no? In cui tu ci porti. Trieste è anche questa parte di interni, no? Non è solo la città degli esterni, la città turistica, è una città intima proprio, anche proprio nella tua capacità di entrare dentro questi appartamenti, queste case che poi appunto si contrappongono alla casa di cui ci parli, che è casa tua, no? Che ha costruito tuo padre. Io poi avevo una curiosità tra tutte, in assoluto, una che veramente non riesco a non
evocare qui, non riesco a non farti questa domanda, perché come dicevo c'è tutto un discorso sulla scrittura, non solo sul tuo piacere, interesse, che ripeto capisco e condivido profondamente per le lingue, per la diversità delle lingue, ma anche proprio appunto per la scrittura, anche il rispetto per la scrittura come esercizio, come qualcosa che si impara. Infatti nel libro c'è anche riportato testualmente, immagino, un tuo primo saggio di scrittura con cui hai partecipato, credo che sia un documento reale questo, poi magari ci dirai qualcosa di questo, che è un po' la stessa storia però raccontata da Diego Marani, ventenne, con le parole, con lo stile di un po' più sperimentale, diciamo così, dello studente ventenne. Ma soprattutto ci racconti di questo tuo rapporto con il quotidiano locale, con il piccolo che da prima appunto ti avrebbe dileggiato ingiustamente a proposito di un episodio increscioso durante una partita di calcio, e che poi appunto con cui tu poi dici letteralmente ho fatto i conti. E mi interessa moltissimo questo tuo aver fatto i conti, perché racconti che appunto hai affrontato giustamente questo piccolo trauma presentandoti in redazione e chiedendo di poter scrivere, e che la rubrica che ti hanno affidato in un primo momento è quella del fai da te, che tu accetti senza esitazione. E qui ci elenchi una serie di cose, una serie di titoli, tra cui no, che ti avrebbero proposto, però il primo devo dire che mi ha incuriosito più di tutti, adesso tu dovresti raccontarcelo, come costruire uno sgabello per andare a vedere la Triestina, che credo che sia a cui andrò. Beh, io ho sempre avuto la mania dello scrivere, per me scrivere è una necessità, non ho mai creduto, ho cominciato a crederci tardi, ecco, è meglio detto, nella possibilità di fare dello scrivere una professione. E forse ci ho azzeccato, perché se oggi scrivo è perché proprio non è il mio mestiere. E ho nello scrivere questa libertà totale, di poter scrivere di quello che voglio, di non dover impormi un genere, seguire una moda. Io scrivo quello che sento e quello che desidero. E questa è la più grande libertà per uno scrittore. Poi avere perfino dei lettori, allora questo è un risultato quasi insperato. Io quindi scrivevo lettere, lettere a amiche e a amici, come si usava allora. E per me fare il giornalista era davvero il mestiere che mi sarebbe piaciuto di più, ma così lontano, così eccelso, che non osavo neanche pensarci, provare. Però appunto l'ispirazione dell'innamoramento e lo slancio della giovane età, la sfacciataggine che si ha a 20 anni, mi ha dato il coraggio di presentarmi al piccolo, ma proprio me lo ricordo, sono entrato come il vento, e lo racconto nel libro, dicendo io voglio scrivere, adesso basta, mi sono trattenuto a lungo, voi non siete venuti a cercarmi voi, vengo io, ecco. E sarà stata proprio questa sfacciataggine a convincere il redattore, che mi conosce e che ho ritrovato e che non nomino per discrezione, e che appunto aveva poco da offrirmi, perché io ero nessuno, arrivavo così dal nulla più totale, non ero neanche triestino. E questa rubrica del fai da te però io l'ho subito interpretata in un modo così diverso, mi sono detto qua se mi metto a scrivere davvero come aggiustare robe, costruire cose, è banale, è ovvio, è noioso. E quindi ho immaginato dei raccontini. I miei non erano solo istruzioni, le mie non erano solo istruzioni d'uso o di costruzione di qualche cosa, di riparazione di qualche cosa. E c'era dietro una storiella. E questo sgabello fu una delle prime cose che poi io trovavo nei veri manuali del fai da te, a cui ho abbinato una storiella. Andare a vedere la partita con la possibilità di sedersi, di non stare sempre in piedi quando la partita non si giocava in campi con le gradinate, e di potersi appoggiare. E così cercavo ad ogni articolo di abbinare una riparazione, un atto pratico con una storiella così facile, familiare, di situazioni ovvie come appunto la suocera o i bambini, la famiglia, gli impicci della vita quotidiana, cercando di far ridere
perché mi rendevo conto che se avessi catturato l'attenzione in un altro modo avrei avuto più possibilità di durare come collaboratore. Sì, perché poi c'è tutto un gioco che si è messo in atto sul fatto che appunto, non si sapeva se questa rubrica sarebbe stata stabilizzata o meno, e quindi arrivano una serie di lettere che chiedono continuamente e poi si scoprono anche essere un'arma a doppio taglio. Ecco, non dico nulla su questo perché è una delle parti poi più divertenti e ironiche, trattante del libro. Appunto, cito alcuni di questi titoli, perché come riparare la lavatrice e tranquillizzare la suocera, sembra. Come costruire una cuccia per il cane anche se non avete il cane, come riparare la gomma di una bicicletta e fare un figurone con gli amici, questa io la voglio leggere assolutamente, come costruire un temperamine e stupire vostro figlio. La domanda è naturalmente se poi le hai recuperate questi testi e chissà un domani un manualetto che potrebbe uscire. Intravedo già. Li ho tutti, ce li ho tutti. In un armadio al mio paese li ho ritrovati tutti, li ho conservati. Credo che dovresti pubblicarlo, probabilmente. Penso che sarebbe un ulteriore successo editoriale. Però anche questo, voglio dire, sempre per far vedere questo doppio binario. Ecco, avete capito, credo, dal modo in cui Diego Marani parla di sé, racconta di sé, che c'è sempre questa dimensione della estrema consapevolezza, l'altra parte dell'autoironia, della leggerezza, del distacco soprattutto, questa capacità di distaccarsi che non è da tutti naturalmente, no? Di guardarsi da fuori e di prendersi sul serio senza prendersi sul serio. E, no, c'è un'ultima cosa di cui volevo parlare con te, perché ha un ruolo importante tutto questo, la cultura slovena, il mondo sloveno. C'è una bellissima descrizione del tuo intersecare quel mondo che è di nuovo sia personale sia culturale, anche come tentativo di apprendere la lingua, una lingua che poi appunto qua tu dici di non aver mai appreso veramente. E questo tra tanti testi che appunto parlano di questo mondo non è così frequente, è molto originale questa tua rappresentazione, disincantata, rispettosa, ma allo stesso tempo profonda, cioè che rivela una conoscenza che non è occasionale, poi a tanti punti di vista. Cosa, ecco, questa componente di Trieste Mi aveva colpito questa presenza, questa città nella città, che non era una città, era un lembo di contado che entrava in città, era una forma di un misto di migrazione e di sostrato preesistente alla città. Era vero che gli sloveni a Trieste erano arrivati prima dell'Italia e ancora prima della Jugoslavia, cioè c'erano da prima. E mi incuriosiva anche questo fatto di una cultura che viveva fuori dai confini nazionali della madrepatria. Avevo letto, e anche questo mi aveva colpito, che gli emigrati sloveni, che andavano in America alla fine dell'Ottocento, quando all'arrivo gli chiedevano da dove venivano, loro dicevano che erano austriaci. Ecco, quindi ancora questa questione dell'identità, che è tanto nella mia scrittura e nelle mie riflessioni, mi colpiva e mi spingeva a riflettere su questa realtà. E trovavo appunto che la presenza di una cultura slovena a Trieste fosse un arricchimento per la città, che la rendesse diversa. Certo, la cultura slovena è una cultura piccola, è un piccolo stato, è una piccola tradizione. Non è comparabile alla cultura italiana e anche ad altre culture forti che la circondano, ma l'accanimento con cui questo piccolo popolo ha saputo intanto trovarsi una lingua, perché anche questa è stata una ricerca, è stata un'operazione, insomma, non devo raccontare a voi che in vari momenti della storia slovena, si è stati sul punto di abbandonare una lingua che non era neanche uniformata. Quindi ecco, la volontà di conservare una lingua e di recuperare, di conservare una cultura, è nel suo piccolo un'operazione epica, un grande successo, una conquista. E a me questo fa tenerezza, mi commuove, cioè quando c'è
la volontà di un piccolo popolo di riconoscersi, quindi di avere anche una solidarietà, uno spirito di gruppo, di società tale da conservarsi in un ambiente ostile, schiacciato fra varie potenze, non solo militari ma anche culturali. Ecco, questa era una cosa che io trovavo degna di essere celebrata, raccontata e ecco, non trascurata, non dimenticata, perché se l'Europa ha la ricchezza culturale che ha, è proprio grazie a questo mosaico di tante culture, dove c'è la piccola e c'è la grande, ma dove soprattutto c'è il dialogo. E così anche la piccola si nutre della grande e anche la cultura piccola diventa grande. Mi ricordo che lessi il libro di Rebula su, adesso mi sfugge il titolo, La storia di quel maestro che veniva perseguitato. Ecco, pensavo, ma come doveva fare l'Italia di allora a conquistarsi le simpatie di questo popolo che conquistava, che occupava? È chiaro che in quei tempi non si poteva ragionare in questo modo, ma se gli avessero lasciato la loro cultura e la loro lingua, e se invece di bruciargli il Narodni Dom gli avessero dato un'università, li avrebbero resi più affezionati all'Italia che mai. E forse questa slovenità sarebbe diventata una slovenità italiana, quindi un'altra cultura ancora. Quanto conta la condivisione di una cultura? In fondo noi potevamo offrire a questa gente la nostra cultura, l'accesso alla nostra nella loro lingua, e invece abbiamo scelto la repressione, la depurazione etnica, quello che la storia conosce e che poi abbiamo subito ritorno con la fine della guerra. Ecco, prova proprio ancora una volta che la via alla pace, alla coesistenza e alla condivisione, e che più si conosce la terra in cui si vive e le culture che ci vivono, più è facile integrarsi, mescolarsi e produrre nuova cultura, una nuova cultura che è il frutto di questo miscuglio e che si esprime in entrambe le lingue. Una cosa ancora voglio dire, proprio a suffragio di questo pensiero. Spesso ci diciamo noi italiani che noi non siamo bravi a parlare lingue straniere, che non sappiamo l'inglese, che non siamo abituati al multilinguismo. È una grande falsità. L'Italia è un paese di multilinguismo perché tutti noi parliamo, l'italiano è un dialetto, alle volte una lingua regionale. Quindi noi ce lo dovremmo avere nei geni, la molteplicità linguistica, l'abitudine a parlare diverse lingue e a usarle a seconda dei contesti. Io quando vado al mio paesino, subito mi metto le ciabatte del dialetto e parlo un dialetto perfetto, migliore di quello dei miei compaesani, perché loro col tempo si sono italianizzati. Io invece da immigrato ho conservato quello che ho imparato da mio nonno. Ecco, è una questione di buona educazione, parlare la lingua che serve. E allo stesso modo io trovo che a Trieste ci dovrebbero essere dei momenti in cui si parla e dei luoghi in cui si parla sloveno, degli altri in cui si parla italiano, e le due lingue avere ognuno il proprio spazio. Non dico che non sto dicendo che lo sloveno è la lingua della ciabatta e del dialetto, non è questo il paragone, sto dicendo che ognuna delle due lingue ha pari dignità e risponde a esigenze diverse, a momenti diversi del vivere. Io mi riallaccio a questa cosa che dici, perché in realtà era esattamente quello di cui volevo chiederti. No? Io ho ascoltato questa tua riflessione appunto sull'italiano sloveno, sulla compresenza, no, di linguaggi all'interno della città, che naturalmente è uno dei temi portanti di quella che stiamo identificando, insomma, che è stata identificata, ma che stiamo cercando di costruire attraverso vari strumenti, che è la letteratura triestina, naturalmente, gli scrittori che, no, quelli che hai nominato, ma anche molti altri, sono appunto quelli portati maggiormente alla costruzione dei ponti, no? E quindi in qualche maniera sono interessati, sono i primi che in qualche maniera comprendono e portano avanti i valori che tu appunto hai elencato e che naturalmente avrebbero potuto darci una storia diversa, come di fatto finora non è stato. Ma mi è interessato molto questa tua riflessione sul linguaggio, no? Lingua della ciabatta, che poi ricorda
qualche maniera queste illuminanti riflessioni di Luigi Meneghello sul dialetto come lingua delle cose, no, e della familiarità, e perché dove l'italiano che appunto è lingua dei concetti, è lingua della scuola. Volevo chiederti appunto rispetto a questo, perché Trieste, se ha una coinè, un accenno di coinè, se in qualche maniera sopravvive e funzionava anche in maniera più estensiva un tempo che non ora, è naturalmente il suo dialetto, che nei tuoi libri ha spazi, punti precisi in cui emerge, in cui naturalmente lo noti, in cui gli dai naturalmente lo spazio. Ma per esempio stavo osservando che nel tuo approccio rispetto alla città, nel momento in cui racconti tutta una serie di novità, di nuovi aspetti, di nuovi scenari che ti si aprono, questa non è una delle prime cose che in qualche maniera emergono, e che naturalmente da un autore che ha questa attenzione assoluta per il linguaggio, no? Dicevamo prima, tu sei uno dei pochi glottoteti, no, inventore di una lingua, insomma, io credo che in Italia Landolfi, credo, non so, pochi, pochissimi, il numero dei glottoteti italiani sono veramente ridotto, e quindi invece sì, il lingua, appunto, il triestino, il dialetto triestino che fa parte, insomma, di questa mitologia, questo continuo racconto della città, insomma, un po' come il caffè, non so, il caffè che si ordina in maniera differente rispetto alle altre parti, sono questi punti essenziali che vengono un po' ripetuti in maniera forse anche a volte meccanica, è una cosa a cui tu riservi un'attenzione, sì, concentrata in certi punti, ma appunto non appare, diciamo, no, questa è una cosa che mi incuriosiva. Ma non appare perché non potevo tirar fuori un'altra lingua ancora in questa storia così densamente linguistica, ma c'è così nello sfondo, c'è nel personaggio che incontro appena arrivo alla stazione, che mi accoglie con Ciot e son italiano. Non è uno degli elementi della narrazione, ma per motivi così di economia della storia diventava ridondante aggiungere una lingua ancora. C'è in alcuni personaggi, quello, insomma, adesso non posso raccontare troppo la storia, nel nostro vicino che ci rimproverava in dialetto, e poi anche qui non è questo il momento e non è l'opportunità giusta, però c'è in tutte le canzoni d'osteria che potrei cantarti, che ho imparato sul campo delle osmizze, quindi, ma possiamo approfondire questo una volta che ci incontreremo di persona a Trieste. Assolutamente. Senz'altro, l'appuntamento in osmizza è assolutamente dovuto. Vero Stefano? Sì. E io a questo punto, visto che il tempo passa, avrei avuto un domandone finale, quello da $1 milione, no? Però mi sono accorto che per rispondere a questa domanda probabilmente bisogna leggere l'intero romanzo. Io faccio lo stesso e mi riallaccio a quello che dicevamo prima sul fatto che appunto l'esperienza universitaria resta molto sullo sfondo, ed è una cosa che ho notato in molte persone che conosco che hanno studiato a Trieste, in particolare appunto nella nostra ex facoltà, e che hanno questa nostalgia per Trieste. Non è di solito la nostalgia per l'università in sé, è in parte una nostalgia che magari hanno odiato in realtà. È in parte una nostalgia per gli amici, le persone che hanno conosciuto, ma in gran parte è una nostalgia per la città. Ora, si potrà dire, bella forza, è la nostalgia di quando avevamo 20 anni, no? Ma io non penso che sia così. Anche leggendo il libro non ho avuto questa impressione. Forse la confondo con quello che è successo a me. Marani dice che per lui Trieste è una fidanzata, io che mi sono trasferito qua, me la sono sposata e ovviamente ho anche dei momenti di crisi coniugale non indifferente. Però io mi ricordo che è stato verso i 26-27 anni, quando sono tornato da un periodo in Inghilterra, che ho fatto lo stesso tragitto naturalmente in treno e ho visto aprirsi dopo il castello di Duino il golfo e ho detto
io qua sono a casa, qui è dove voglio e dove voglio restare. Ora, il punto è questo: che cos'è che ci instupidisce così tanto dopo un periodo a Trieste, che ci ammalia, che ci affascina? Che cosa ci fa Trieste per rimanere così profondamente scolpita dentro le nostre memorie ed esperienze? Beh, mi viene in mente, fra le varie cose da dire, che Trieste non appartiene. Trieste non è una cosa soltanto, è tante cose insieme, è anche tante cose in potenza. Trieste poteva essere tante cose che, anche se non sono state, lì sono, possono ancora essere, o comunque ce n'è presente la potenzialità. Hai parlato dell'università e del fatto che magari noi ex studenti non siamo affezionati tanto all'università. Ora, di Trieste. Ora io l'università di oggi a Trieste non la conosco. L'università di allora, era nel suo insieme una università piccola, non aveva il respiro di una grande università, era un'università che serviva la regione o poco più in là. Quindi non poteva esserci una grande attrattiva. L'attrattiva per noi veniva da questa scuola particolare, unica in Italia e rara in Europa. Questo rendeva la nostra facoltà particolarmente interessante. Mentre l'università in sé era un'università di frontiera, lontana da tutto quello che era l'Italia di allora e in concorrenza con altre università vicine, perché c'era anche Udine, cominciava Gorizia, c'era Venezia. Quindi non era quella l'attrattiva della città, ma la città in sé, intanto per la bellezza del paesaggio, perché non dimentichiamolo, c'è il mare e c'è il monte, non è una cosa da poco. E c'è questo arrivo in città che è unico in Italia. A Trieste, quando si arriva appunto dall'Italia profonda, non c'è periferia, perché la periferia ce l'avete tutta dopo, l'avete tutta messa verso la ex Jugoslavia, ora Slovenia. Il brutto non si vede quando si arriva a Trieste, non c'è, dalla città non lo si vede, non è una cosa da poco. E poi insisto, ecco, proprio questo fatto del non sentirsi pienamente in Italia, ma non sentirsi neanche in Slovenia e allora non in Jugoslavia, delle tracce di Austria città, ma eccentrica e anomala. Un sentore levantino forte, allora forse più di oggi perché allora c'era questo traffico transfrontaliero di merce astrusa. Oggi forse c'è una presenza più radicata di slavi in genere, di serbi, di croati, di sloveni. Ma ecco, io insisto, è questa anomalia che rende la città affascinante. E poi, come hai detto tu, non escludo che ci sia anche questa nota dei 20 anni che ci fa ancora una volta sognare e immaginare che tornando a Trieste ci ritornano in tasca anche i nostri 20 anni. Proprio anche questo aspetto dell'essere un luogo anomalo rende tutto possibile, quindi anche il sogno e anche la fantasia di essere per sempre giovani. Naturalmente, no? Poi questo di confine è anche il momento che tu descrivi nel libro. Tra i tanti confini c'è anche questo confine tra l'età non ancora adulta e l'età adulta, che è questa linea d'ombra che appunto di cui questo libro in fin dei conti parla. Volevo leggere una parte della citazione finale, perché poi, come dicevo, questa pagina veramente riallaccia tanti fili, riprende tante linee. Quindi leggo solo alcune parole su questo, dove appunto la magia di questa città scontrosa, la mia città celeste, dove un giorno sono stato immortale. Questa città che se ne fa un baffo del tempo che passa, che non la smette di tramontare, che si sventa ogni futuro, che conquistare è inutile, cambiare è impossibile. Una città che sarà sempre di confine, anche se oggi il confine non c'è più. E qui questa riflessione continua. Io non voglio naturalmente rovinare la sorpresa poi di gustare le parole di Diego Marani,
che ringrazio moltissimo. Naturalmente ci dobbiamo dare appuntamento in presenza, annullare questa distanza in Osmizza o dovunque attraverso i confini. Grazie naturalmente anche moltissimo a Stefano Ondelli. Grazie Riccardo Ceppak. Diamo appuntamento alla prossima settimana, l'abbiamo già fatto all'inizio, ma ricordo. Quindi primo appuntamento con Diego Marani in presenza fisicamente a Trieste in Osmizza. Non vedo l'ora. Grazie E anche noi. a voi del bell'incontro, è stato È un davvero impegno, molto Ci gratificante. riteniamo impegnati. E poi l'appuntamento alla prossima settimana, Riccardo. L'appuntamento alla prossima settimana, che naturalmente si rinnova settimana a settimana, sempre alla stessa ora, sempre venerdì alle 18, presenteremo appunto La città di carta di Gianni Cimador, la guida alla Trieste letteraria, con l'aiuto di Edo Guagnini, e quindi ci vediamo fra 7 giorni. Arrivederci, Ringrazio e grazie. mandiamo naturalmente la sigla perché ce l'abbiamo fatta.